primo omaggio a tutti i lavoratori italiani, in patria e all'estero. Al Quirinale apre così il presidente Mattarella con un augurio non scontato. Ha già consegnato le stelle al merito del lavoro, comprese quelle alla memoria, ricordando anche chi, come Ilario Rifaldi, 33enne genovese, morì nel lontano 58 nei cantieri Ansaldo. Il capo dello Stato parla di festa della Repubblica e della Costituzione, che indica nel lavoro un fondamento di civiltà, condizione di libertà personale e di autonomia nella costruzione del proprio destino. E poi ribadisce che il lavoro e la scuola sono stati formidabile ascensore sociale che ha cambiato il paese. Sono il patrimonio di chi non ha ricchezze, ma può disporre della propria intelligenza e laboriosità. Senza lavoro rimane incompiuto il diritto stesso di cittadinanza, la dignità dell'individuo ne rimane mortificata. La solidarietà sociale e la stessa possibilità di sviluppo della società ne rimangono compromesse. Il lavoro di oggi e di domani, sostiene Mattarella, è sempre più il frutto di un'azione corale, multiforme, integrata, che richiama la responsabilità di tutti. È priorità nazionale ed ancora richiama attenzione sull'occupazione femminile, chiede di rafforzare la credibilità nazionale e propone patti tra le generazioni. All'uscita dal Quirinale i maestri del lavoro abbracciano figli e nipoti. Il messaggio del presidente è passato.